l'antica Roma c'erano ben 11 acquedotti che portavano l'acqua all'Urbe e i più importanti di questi venivano dall'altra valle della Niene, però sono andato a studiare, seguiva la valle della Niene fino a Tivoli, arrivati a Tivoli prendevano la direzione verso sud, come vedete da questa diapositiva. Questi acquedotti sono stati studiati in modo particolare nel secolo scorso da un archeologo britannico, Thomas Ashby, che ha scritto un ponderoso volume di Aqueducts of Ancient Rome, che è tuttora un punto fermo nello studio degli acquedotti. Tuttavia questo libro ormai è vecchio di un secolo. Allora la nostra associazione ha sentito il bisogno di aggiornare le informazioni nel libro, perché molte cose sono scomparse, altre per fortuna sono comparse e comunque, come tutte le cose, c'era bisogno di un aggiornamento. Allora, da qualche anno, un gruppo dell'associazione sta portando avanti un progetto in cui il percorso degli antichi acquedotti viene rivisitato e, cosa molto importante, si prendono le coordinate GPS di ogni reperto, in modo che chiunque con un telefonino in tasca può ritrovare quel certo sito, e in più si aggiornano le informazioni e tante altre cose del genere. Questa è una mappa proprio dell'Ashby e, come voi vedete, Tivoli è lassù in alto e a sud di Tivoli corrono i quattro maggiori acquedotti. Il primo sulla destra è proprio l'Aria Laurus e poi la collina a destra, la valle a sinistra, e poi lontano c'è l'Acqua Claudia, la Marcia e il fiume Lago Vetus. Per farvi capire dove siamo veramente, voi di solito arrivate a Tivoli da questa strada sulla sinistra, che è la Tiburtina. Lassù in alto c'è Villa d'Este. Se voi ritornate, per così dire, indietro lungo questa via di Cassiano, a un certo punto sulla destra si stacca questa strada che ho segnato in rosso, che si chiama la Via di Pomata. Questa è una strada molto bella e pittoresca, è una passeggiata tra gli ulivi ed è una passeggiata che si faceva nel antico, ma si faceva nel 700, per esempio. A un certo punto della strada c'è un emiciclo che ha chiamato la girata delle carrozze, perché i viaggianti ricchi prendevano la carrozza fino a quel punto, poi facevano una bella passeggiata, ritornavano alla carrozza e tornavano a Tivoli. Tant'è vero che il comune di Tivoli ha fatto anche nel 1750, ha lasciato questa lapide proprio la girata delle carrozze, specificando che per l'amenità del luogo caro sia i cittadini di Tivoli sia i forestieri, ritenevano opportuno migliorare tutto il sito. Questa passeggiata era anche famosa tra gli acquarellisti dell'Ottocento, Novecento, italiani, tedeschi, inglesi. Il più famoso di questi è Ettore Roesner Franz, forse avete sentito dire. Questo è appunto un suo acquerello che ritrae proprio la strada di Pomata. Anche il tecnico recente, il comune di Tivoli, ha cercato di valorizzare le
aperta, vedete lassù quell'oggetto rettangolare diviso in tre camere, era in realtà una piscina di mare. L'acquedotto, vedete, veniva dal nord, entrava in questa piscina e poi proseguiva, vedete là il tracciato più a destra, proseguiva come Anio Novus. Però c'era anche un'altra derivazione da questo castello mare, da questa piscina. Ed è una cosa importante, perché questa derivazione si poteva connettere con gli altri tre acquedotti che attraversano questa zona. E come vedete, si potevano connettere alla Marco Claudio, si potevano connettere alla Marcia e persino all'Aio Vetus, che è quello in blu sotto alla strada. Tutto questo è importante perché ci fa capire che se bene ogni acquedotto fosse isolato, avesse la sua personalità, i romani ci tenevano, c'erano degli acquedotti che avevano d'acqua buona, la Marcia era la regina, e c'erano anche quelli che erano schifezza, per esempio acqua al Sietina, non piaceva nessuno, veniva dalle parti di Bracciano, oppure l'acqua d'Elba non era fresca, quindi ogni acquedotto era quello acquedotto. Però in tempi di emergenza, quando si doveva riparare l'acquedotto o si dovevano fare delle manutenzioni, perché per esempio si era accumulato troppo calcare all'interno del dotto, allora in questi casi si poteva fare questo passaggio da un acquedotto all'altro. E quindi il sistema degli acquedotti romani era veramente un sistema molto razionale e molto pensato. E questo è quello che si vede oggi all'interno di questa piscina. Vi ho detto che erano tre camere, qui vedete l'imposta sulla parete delle volte di due di queste camere. Poi si vedono i fori della macchina dove usciva e tante altre cose. E la prossima cosa che si presenta sul percorso la via Nicolata è quello che vedete rappresentato come Ponte degli Arcinelli, perché gli acquedotti
rimasto quasi nulla, qualche misero resto sul terreno, ma bisogna rifarsi a autori molto antichi per capire che lì c'era un'altra piscina marina. Quella è importante perché subito dopo, tanto dopo la Chiamonus, attraversa un fosso, vedete questo buco è un fosso, e l'attraversamento del fosso è una cosa che si è conservata solo parzialmente da uno dell'altro del fosso, cioè questa apertura, ma non si sa bene come fosse messo. Per riassumere, durante queste esplorazioni, voi vedete, questa no, la chiamata di tutti coloro, pazienza, comunque per dirvi,